tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo un attimino di quella che può essere una possibilità che il testosterone, che come sappiamo ha un'azione di tipo anche lipolitico, quindi molto utile spesso nell'abbinare degli impegni sportivi di tipo alimentare e anche con appunto supporto ormonale nella persona che chiaramente ne ha bisogno, chiamiamo in una terapia ormonale sostitutiva della TRT, ecco che talvolta però questo effetto lipolitico, specialmente a livello del grasso sottocutaneo, non avviene. Per quale motivo? Esistono degli enzimi, il nostro corpo ha numerosissimi enzimi, anche a livello di manipolazioni degli ormoni steroidei, del testosterone a livello periferico, a livello del grasso sottocutaneo, l'11-beta idrossisteroide ed idrogenasi, ma quello che interessa oggi a noi in questo piccolo video è l'attività dell'aldochetoreduttasi, questo enzima che ha una sigla AKRC1, il quale è in grado di inattivare, diciamo, questa attività lipolitica del testosterone, per cui un'eccessiva attività di questo enzima, che potrebbe anche derivare da un eccesso di adipociti, perché poi è un enzima presente nell'adipocita, ecco che va a inattivare l'attività del testosterone con quella che sarebbe l'azione lipolitica, parliamo di grasso sottocutaneo, quindi di adipe sottocutaneo. Questo solo per dire come esiste un mondo immenso che non conosciamo e del quale veniamo poi a conoscenza magari approfondendo gli studi. È un sistema molto complesso, il corpo umano è una macchina molto complessa, quindi non possiamo avere quell'ambizione e presunzione anche da parte del medico di poter gestire un processo metabolico esclusivamente mettendo o togliendo qualche molecola. Dobbiamo sempre più conoscere in maniera approfondita i sistemi enzimatici, rispettarli, perché ogni enzima è chiaramente nel nostro corpo per svolgere delle funzioni importantissime. Però ecco, talvolta conoscere questi meccanismi intrinseci, un pochettino più delicati, più complessi ma affascinanti, può spiegare perché siamo talvolta dei pazienti a rispondere alla terapia sotto vari aspetti anche estetici, anche se la finalità è terapeutica, chiaramente non ha dei fini edonistici la TRT. La TRT, lo ribadisco, onde evitare anche dei malintesi, è una terapia di rimpiazzo del testosterone nell'uomo ipogonadico, carente dell'ormone, dopo che sono stati provati tutti i percorsi di tipo stimolatorio e anche di tipo sostitutivo sotto forma di altre molecole. Quindi è chiaro, la finalità non è edonistica, ma si vede spesso come comunque il paziente in TRT, che magari ha anche delle ambizioni sportive, quindi tende ad allenarsi e seguire una corretta alimentazione, spesso ha dei benefici anche estetici. In alcuni casi non succede, come devo dirvi, ecco tra parentesi, non sempre vi è l'aumento della libido, questo lo dico solo esperienza, nel senso spesso la persona ha il desiderio di aumentare i suoi bassi livelli di testosterone proprio con l'ambizione di aumentare la libido mai spenta. Non sempre questa risponde immediatamente, prima ci possono essere modificazioni metaboliche, miglioramento del sonno, dell'aspetto cognitivo, la performance fisica, in secondo tempo la libido, che probabilmente vede anche partecipare a altri fattori di tipo vascolare, anche se il testosterone migliora il rilascio di ossido nitrico, e anche poi di tipo psicogeno, che si insinuano, no, nella nostra mente, nella nostra psiche, nei nostri timori. Vabbè, non usciamo fuori dalle righe, era solo un breve video per dirvi dell'esistenza di questo AKR1C, un aldochetoreduttasi che è in grado con la sua attività di inibire quella, diciamo così, ben voluta attività lipolitica dell'adipe sottocutaneo del testosterone. Bene, con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.